Salve a tutti, sono Erika e oggi vi voglio mostrare uno scorcio della storia dell'arte, riletto in un'ottica molto attuale. Partiamo da qui. Prenderò come riferimento Goya, pittore a cavallo del secolo dei lumi e dell'Ottocento, profetico se lo guardiamo con uno sguardo analitico. Egli infatti parte dalla formazione neoclassica per poi distorcere completamente tutti i canoni di rigidità e solidità formali proprie dei neoclassici dei suoi contemporanei come David, scivolando più o meno coscientemente in quello che sarà già il futuro gusto romantico, movimento antitetico per molti aspetti al neoclassicismo. Il nocciolo della nostra critica non sta solo nel distanziarsi da uno stile, quello dominante, ma anche dal proprio presente, in una società che di lumi non ne aveva più, ripiombata nell'oscurantismo dell'unione di potere temporale e spirituale, con una Spagna assediata dai soldati napoleonici francesi e tenuta in riga dall'Inquisizione. Dunque Goya probabilmente non si rispecchiava più in quello che era il mood del suo tempo, ma era impensabile opporsi a parole. Quindi veicola la sua denuncia attraverso l'arte, da pittore di corte ad artista ribelle, che denuncia le imposizioni politiche, la pressione di una chiesa che di cristiano, perdonatemi, non aveva nulla, e la repressione della libertà. Un unico punto di vista era accettabile, non c'era nessuna alternativa, e lui, Goya, inizia a portare il dubbio fra la gente, e lo fa inizialmente con le sue incisioni. Soprattutto con la stampa celeberrima del Capriccio numero 43, oggi conosciuto con l'inquietante nomea de Il sonno della ragione genera mostri. Il Capriccio numero 43, in particolare, sembra direttamente provenire dall'immaginifica fantasia di Goya. Si tratta proprio del sonno della ragione genera mostri. Una formula figurativa abile ed erudita, che essendo vincolata direttamente al vissuto esistenziale dell'artista, si presenta all'osservatore con un'estetica diretta ed intellegibile, in grado di agire sulla sua memoria iconografica, conscia ed inconscia. La scena raffigura proprio al centro della composizione un uomo sprofondato nel sonno, con la testa appoggiata di lato su un tavolo. Su quest'ultimo, che è rivolto verso l'osservatore, vi è una scritta in lingua spagnola, traducibile con Il sonno della ragione genera mostri. Attenzione però, perché questa frase può avere anche un'altra traduzione, che poi vedremo. Essendo quindi in questo caso la ragione sprofondata nel torpore del sonno, il dormiente, Goya stesso probabilmente, genera un inferno terreno di bestie mostruose, dai connotati spiccatamente negativi, secondo i dettami della pesante tradizione iconografica di questi animali. Seguendo pedissequamente il titolo, l'opera è appunto divisa in due parti. Da una parte troviamo il sonno della ragione, mentre dall'altra parte ci sono i monstros, i mostri. Il dormiente, infatti, viene oppresso come in un incubo da sinistri uccelli notturni, inquietanti volti ghignanti e da un diabolico felino in posizione di sfinge che scruta l'osservatore e lo penetra con uno sguardo inquietante, incredulo e crudele. Queste creature, come suggerite dal titolo, sono in realtà prodotte dalla stessa mente dell'uomo addormentato. Esistono tre manoscritti contemporanei che spiegherebbero il soggetto dell'opera. Uno di questi, conservato al Museo del Prado, è ritenuto il più attendibile e recita così: la fantasia, abbandonata dalla ragione, genera mostri impossibili. Unita a lei, è madre delle arti e origini delle meraviglie. Secondo Goya, dunque, la fantasia è alla base di tutte le creazioni. Se questa è lasciata delirare in maniera incontrollata, senza il supporto della ragione, condurrà ai mostri e tanti elementi inesistenti. Se invece la ragione sveglia e si unisce alla fantasia, in un intimo connubio tra regola e genio, si dà vita a uno strumento dalla potenza inesauribile. I mostri, infatti, simboleggiano proprio quelle forme, quei processi mentali che, relegati negli abissi del subconscio, dopo il sonno della ragione, hanno potuto finalmente palesarsi.
L'uomo, in questo modo, non è oppresso da forze esterne, bensì è in conflitto con se stesso, travagliato da queste orribili visioni scaturite dalla sua anima. Esistono però anche altri due manoscritti, in particolare uno conservato nella Biblioteca Nazionale della Spagna, anonimi, che suggeriscono un'interpretazione diversa e assai più scomoda e inquietante. È importante premettere che il titolo non è mai stato inciso sulla tavola, da cui poi derivano le stampe, ma è stato aggiunto dopo. Quindi il primo significato, quello del sonno della ragione genera mostri, che è il più comune accreditato, è stato scelto dagli storici perché quello che proviene da una lettura letterale che autocommenterebbe il tutto, quindi il più semplice. Siamo ancora nel secolo dei lumi, il 1797, e quell'uomo dormiente, in questa visione delle cose, ci mette in guardia dall'accettare i vizi e le bassezze dell'animo umano che possono, in un momento di sonno della coscienza, materializzarsi in un'orrida realtà, ad esempio quella dei lascivi costumi che stava vivendo la Spagna del suo tempo. Perché no? Dentro l'uomo quindi dimorano i peggiori mostri, i peggiori demoni, che aspettano soltanto un decadimento delle difese per balenare e impossessarsi del nostro agire quotidiano. Sì, questo può essere. Ma forse una lettura non esclude l'altra. La seconda lettura, quella che ci proviene dai reperti anonimi, come detto poc'anzi, portano una visione più scomoda dell'autore e forse anche più interessante. Che il titolo possa tradursi anche come il sogno della ragione genera mostri è accettato. Ma come cambierebbe il messaggio cambiando sonno con sogno? Ribalterebbe la lettura dell'opera e tutto ciò che essa trasmette? Che cosa potrebbe voler dire quindi il sogno della ragione genera mostri? Che dove la ragione sogna se stessa non vi è più differenza tra sonno e veglia. Non vi è più la capacità di vedere qualcos'altro, forse, di pensare diversamente, di dissentire. La ragione senza la fantasia, avrebbe detto Goya all'epoca. La ragione senza coscienza critica, potremmo dire noi oggi. È lo scenario dove meglio nascono i mostri. Nascono dal sogno tautologico della ragione, che sogna se stessa, poiché è l'unica via possibile, non c'è altro. Quindi non è un sogno, è un non sogno. È una realtà rigidamente strutturata, dogmatica, che riproduce se stessa infinite volte, come un esercito di cloni, in cui non è più distinto il reale dal riprodotto. Dove il reale è dato dal riprodotto, anzi, senza ombra di dubbio, in uno stato catatonico, amorfo. Ovvero, quando la ragione si impossessa anche del sogno, allora lì sì che nasce qualcosa di terribile. Quando non si hanno più gli strumenti per capire, criticare, discutere e dissentire il presente, poiché siamo accecati dalle tenebre oppure dal lume della ragione. Un lume che toglie la possibilità di scorgere le possibilità di un altro scenario, di altri scenari. Beh, ecco che siamo diventati noi i portatori del mostrum. Ognuno di noi, nel suo piccolo, può diventare un mostro se accecato, se convinto, se si smette di pensare qualsiasi altra cosa, se si accetta tutto quello che ci viene dato, somministrato e viene scambiato per verità. Questo sì che genera mostri, un esercito di mostri, dove ognuno è convinto di agire in virtù del lume e invece è accecato come Edipo e non vede l'evidenza appena oltre il siparietto che il potere ha allestito per irretirlo, per convincerlo, per dargli quella sicurezza, quella certezza, quella comfort zone di cui spesso purtroppo l'essere umano ha bisogno. Il mostro è sempre l'ignoranza, ciò che non si sa. O che non si vuole sapere. Il mostro può essere l'oscurantismo, ma anche una luce accecante, in ogni caso qualcosa che ti toglie la possibilità di vedere. E spesso le conseguenze disastrose si vedono, purtroppo, postume. Proprio come nel caso dell'Edipo Re, e proprio citando l'opera di Sofocle, che io oggi voglio salutarvi
e terminare qui la nostra riflessione con l'Edipo Re di Sofocle. O cupa sventura, la più tremenda ch'io abbia mai veduta. Quale follia è scesa nel tuo cuore? Quale dio maligno si è lanciato con lungo balzo contro la tua sorte? Ah, ahimè, ahimè, o oh infelice, ora non posso più guardarti in viso. Ma quante cose vorrei chiederti, sapere, vedere. Ma quale orrore mi fai? Vi saluto alla prossima puntata. Un caro saluto da Erika.